sono tutti i risultati. Buonasera. Come al solito la Juve ha fatto cagare. Buonasera. Come un'altra solito, grande partita, eh? Come al solito la Juve ha fatto cagare. Era meglio se mi guardavo Virtus, Virtus Bologna Olimpia Milano. Buonasera, esatto. Mary. Buonasera, ragazzi. Però attenzione perché magari stasera ci dicono, ci diranno che Chiesa ha sbagliato col sinistro, eccetera, eccetera. Magari ci danno, io ve lo giuro, ragazzi, se io vedo ancora Locatelli in campo, oggi stavo per spaccare la televisione. C'è stato un momento che ho tirato quasi un pugno alla televisione. È una cosa, è un obbrobrio di calciatore. Non esiste al mondo che la Juve debba avere un giocatore così scarso. Sì. È assurdo, concordo. Poi vabbè, non parlo. Cioè, io poi, a me tutto va bene. Ma l'ingresso di UEA, io chiedo, qualcuno mi deve spiegare, però se lo chiedo a Gabri, so già quello che mi dice e succede un pandemonio. Sì, ma l'ingresso anche, a parte UEA, ma l'ingresso di Alessandro, l'ingresso di Yildiz al Meraviglia. 90esimo. Che Vabbè, ma meraviglia. Alessandro, ragazzi, cosa c'entrava Alessandro in quel momento? Io lì che dico, perfetto, lo fa apposta. Ambrosini e Testoni, che Ambrosini chiaramente io non stravedo, ma cioè, è approvato l'arrembaggio finale per provarla a vincere. È entrato all'88esimo quel bambino, Ottantottesimo. all'88esimo. Ottantottesimo. Ma c'è, ma questi chi vogliono prendere? Io ve lo giuro, io non capisco. Anche perché adesso con le sue stesse parole si sta mangiando tutto il vantaggio che aveva. Cioè, noi all'inizio scherzavate da casa, no, ma la Juve difficilmente può essere raggiunta. Occhio che già il Milan l'ha scavalcata. Il Esatto. Bologna ha perso, domani se la Roma vince va a 50. A Vero. questo punto dobbiamo chiedere, Yıldız meno sta lontano da sto casino di squadra meglio è. Michael, ma tra un po' Michael, io ho chiesto se vuole unirsi anche lui. Chi si vuole unire? Ho Ciao esteso i Michael. vari inviti. Ciao grande Mary, ti lascio da una parte, ti ritrovo qui con piacere nonostante l'ennesima delusione. Carlitos Way, non so dove ti abbia lasciato Mary, però... Su Juventibus. Ah, ok, su Juventus. È colpa dell'Inter, c'è chi prende in giro la Juve. No, adesso a parte gli scherzi, ragazzi, ora io parto da un presupposto. Il mio punto, parto a te Gabri, e poi voglio sentire Mary, non perché, però è molto interessante. Gabri, stasera l'Atalanta fa una partita da squadra che pensa solo all'Europa League. Occhio che se per sbaglio l'Atalanta oggi scende in campo per vincere, ti trita e ti ritrita, perché tu ti sei pure impegnato, hai fatto 2-2. Cioè, è una cosa, secondo me, occhio, perché lui sta veramente scherzando col fuoco. Gabri, parto da te, poi vado a Mary. Ma sì, ma è un'emorragia di punti continua. La Juve non ricordo più da quando non vince una partita. Sì, ha vinto all'ultimo secondo col Frosinone, sgraffignandola, però io parlo di una vittoria proprio convincente, di 3 punti messi in cassaforte a pieno titolo. E se vai avanti così, con questa emorragia continua di punti, vedi, il Milan già ti ha sorpassato. E molto, molto presto, mantenesse questo andamento, anche la Roma si fa una rivale pericolosa. Guarda, Mary, passo a te a chiedere anche a te. Sei d'accordo su questo? Sono d'accordissimo, anche perché poi la Juve ha fatto una vittoria nelle ultime 7 gare. Nel 7 gare. Tra La l'altro, la Juve ha vittoria è arrivata al 90esimo di fortuna un col Frosinone, cesso di, tra l'altro. perdonami Francesco, un cesso di vittorie è stato. La Juve ha fatto 3 pareggi, uno con l'Empoli, uno col Verona e uno stasera. Ha vinto col Frosinone al 96esimo e poi ha perso. Cioè la Juve su 21 punti di esibizione ne ha fatti 7. Adesso io vi chiedo se non è una, cioè, se è un reato chiedere l'esonero dell'allenatore. Io No, 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 chiedo se sia un reato, perché non poi giustamente. è un reato, non è un reato anche perché non è questa la Juve che possiamo vedere, dai ragazzi. Io credo che ormai si andrà avanti fino a fine stagione con lui, però io credo veramente che ormai ha perso completamente la bussola Allegri. Cioè per me No, non perché mi va neanche sono più di d'accordo con guardare le te. partite, scusate se dico questa Brava, cosa forte, brava. però a me Cioè, che vince, cioè boh, non lo so. Sono un po' delusa di Gabri, lui. arrivo da te, leggo qualche messaggio, dai. È colpa dell'Inter, scherza. Giulio Gabrieli, Michael. Minchia, questo è incazzato come una iena anche lui. No, No. ma non è arrabbiato. Ti dirà che non è arrabbiato. Buona serata, ragazzi. Ma come si fa a tenere in panchina uno che predica solo calma, neanche fossimo in pellegrinaggio, Giovanni Ghiotto. Allegra vita anche lo striscione che hanno dedicato Mauri Nerazzurro. Tu pensa quanto sono conciati. La Juve è avvantaggiata perché non ha le coppe. La Juve
anche 2 punti in più presi a culo col Frosinone, altrimenti 0 vittorie. Mike, noi ci stavamo chiedendo se fosse lesa maestà chiedere la testa dell'allenatore dopo che lo hanno fatto a Roma, e non capisco perché a Roma sì e a Torino no, e non mi venite a raccontare, perché la funzione era uguale dei due allenatori, parafulmine e chioccia per la sua stessa cosa. Voglio dire, anche un bambino forse allenerebbe meglio la Juve. Ma ti chiedo, la Juve adesso rischia davvero il posto in Champions? Secondo me ancora no, perché... Ma che cazzo ridi, Catucci? Che cazzo ridi? Non ti vedo, Gianluca. Non mi vedi. Allora, io devo dire, tra Napoli, allora, la gara di Napoli in cui la Juve ha perso, probabilmente non meritando di perdere, sicuramente non meritando di perdere, stasera c'è stata una reazione comunque di nervi. Alla fine non mi sembra una squadra in procinto di crollare. Adesso il calendario sarà un po' più tranquillo, poi ci sarà una sosta. Tranquillo? Ma la Juve il Genoa... C'è il Genoa, poi c'è la Lazio, però ce l'hai dopo la sosta. Sì, ma la Lazio, onestamente, è una squadra ma che... Ma Mike, ma la Juve non vince con nessuno! E beh, allora, se tu la metti in questo modo, certamente, sì, allora, sì, allora va il cambio. Certo, ma la Juve è a rischio totale, Champions, ragazzi. La Juve deve giocare a Roma, con la Roma. A Roma con la Lazio va bene, e avrà poi in mezzo la Coppa Italia. Poi il Milan. Deve giocare con il Milan. Sì, però sono tutte squadre. Il Milan, per esempio, cioè, sì... Ma avrà altro per la testa, è una squadra che... Ecco, la cosa grave di stasera, lo voglio dire, e lo dicevo prima anche sul prepartita di Juventus in cui ho incrociato anche Mary, oggi tu dovevi dimostrare che la tua assenza dalle coppe era un vantaggio, e non l'hai fatto, perché oggettivamente l'Atalanta, come hai detto giustamente tu, ha fatto una partita al risparmio. Tu hai visto la partita, ma l'Atalanta passeggiava o no in campo? Passeggiava. L'Atalanta ha un calendario senza senso, si è lamentato anche Gasperini, perché non è che non si lamenti mai, però da questo punto di vista mi sembra una cosa, secondo me si è lamentato a giusta ragione. Detto ciò, stasera era una di quelle partite in cui dovevi dimostrare che non giocare le coppe era un vantaggio, e non l'hai dimostrato. Però almeno una reazione di nervi c'è stata, la Juve non è mai stata a rischio crollo. Io credo che, vediamo cosa succede contro il Genoa, quella è una partita un po' più tranquilla, riavremo anche l'attaccante, quindi avremo, che potrà fare parte da solo, avremo, giocheremo... Sei troppo sempre ottimista, Michael, comunque, mi sembra. Io nelle ultime 2 partite, devo dire... Non ho visto un crollo, cioè tu mi dici la partita che mi fa capire che hanno mollato tutti, no? C'è ancora un po' però di... Però perché sul 2-1 non continuare a provare a segnare? Hai subito dopo il gol del 2-2, l'hai subito subito, cioè nel senso... Però... Poi la possibilità che nel finale... almeno un po' di trazione anteriore lo riarrivo, che auspico un cambio alla fine della stagione, non c'è dubbio. Non mi sembra che siamo ancora arrivati al punto di non ritorno per questa stagione. È chiaro che se poi perdi le prossime 2-3 è ovvio che... Ma adesso vado a Harry, però perdonami, io ho capito quello che dice Michael, ma la cosa grave è che la Juve fa un punto in 2 partite dove gioca benino, ma fa un punto in 2 partite. Harry, No, non solamente in 2 partite, io ti dico le ultime 7 partite. Sì. Allegri fa 3 sconfitte, 3 pareggi, 1 vittoria. Sì. Cioè, questo deve far riflettere, ragazzi. Una vittoria, sì. Se dopo l'Inter è sparita la Juve. Cioè, sta subendo troppi gol, che prima la difesa era... Meno 18 dall'Inter. Che dovevi concorrere un po', non dico che... Meno 17 in realtà, però in Ezio. Dai ragazzi, si può, dai. La cosa che sei terzo, cioè poi per un punto, però oggi la Juve per la prima volta torna, cioè è terza, e non lo era mai stato per tutta la stagione. Io l'avevo data terza all'inizio del campionato, quindi penso che quella sia la posizione che la rosa della Juventus meritasse. Poi adesso non so. Chiaro, ci siamo arrivati in un modo strano. Cioè, Michael, dovete sperare che la Roma non vinca, perché se la Roma vince, ragazzi... Secondo me la gara contro il Genoa allora dirà tanto.
se la Juventus si mostrerà timorosa, cioè rischierà di o magari perderà la gara col Genoa, secondo me allora durante la sosta una riflessione la puoi fare. Scusa, ti leggo qualche messaggio, Mike. Minchia, pure Carrieri, ti giuro, io non posso farcela stasera. Allora, bella serata. Lunga vita ad Allegri nella Juve, Franco Carano. Serafino, gol, Leverkusen 91-0. Allegri disse che l'obiettivo era top 4, stai in linea con quell'obiettivo, Roy. Perciò sta facendo bene, sì, certo, vai avanti. Poi quando ti trovi quinto vediamo se sta facendo ancora bene. Geni. Chris, il Bayern non è la Juventus. Ecco, questa è una bella domanda, ti intertieni. Chi potrebbe avere lo stesso effetto di De Rossi alla Juve? Gabri, parto da te, a giro lo chiedo a tutti. Cioè, un De Rossi alla Juve? Sì, io il nome ce l'ho. Chiunque. Io dico Tudor. Chiunque. Basta liberarsi del vero problema di questa squadra, cioè il manico. Perché poi c'ha tanti altri problemi questa squadra, ma intanto comincia a liberarsi di quello principale, poi piano piano vai a risolvere tutti gli altri, perché poi ci vuole tempo per risolverli tutti gli altri problemi, intanto comincia a liberarti del principale. Non faccio un nome, non serve, chiunque mettici, chiunque farebbe meglio. Mary, no. arrivo a giro, chiedo a tutti. Mary. Ma io direi sempre il solito nome, Thiago Motta, sinceramente. No, però qua si parla, Mary, occhio, qua parlo nell'immediato. Cioè, per chiudere nell'immediato, Tudor, scusa, non avevo sentito, Giallo, perdonami. Tudor, allora. Tudor, sì. Cioè, Tudor viene qui per 10 partite. Tudor, Dico la verità. Che viene, vai. Tudor viene qui per 10 partite? No. Senza viene. Poi avere la certezza di rimanere? No, viene, Giallo, non ha accettato neanche Napoli. Non accetterà mai un mese, mai. Tudor non accetterà mai di venire qui per 10 partite, mai. No, non l'ha accettato col Napoli di fare 6 mesi, 7 mesi e poi senza fare altri anni di contratto. Tudor non Davidino, fai il nome. Buonasera a tutti. Non me ne frega un cazzo, buonasera. Vabbè, salutare sempre cortesia. Non c'è cortesia stasera, zero cortesia. Ma io un nome ce l'ho, ragazzi. Arrivo Harry, prima Davidino. No, che questo leggendo se sono Allegri arriva a Montero, adesso non lo so. Vabbè, ma adesso a Montero. Vedo qua nella chat. Sì. No, siamo proprio. Va bene. Non sono interno. Andiamo noi adesso. Allegri, penso che alla fine, dato che poi voi chiaramente farete gli scongiuri perché sarete coinvolti, ma io ripeto, non ci scommetto una lira sul fatto che una tra Milan e Juve possa star fuori dalla prossima Champions, per cui secondo me Allegri si giocherà almeno ragazzi, occhio questo. Si giocherà anche la fine, vabbè, ma che vada arrivi quarto, ma non può andare. Si giocherà la fine della Coppa Italia. Ma Davidino, ma fermati, ma guardate che voi però state facendo un po' le nozze con i fichi secchi. Guarda che la classifica dice Juve 58, ma se la Roma domani, la Roma stasera vince, va a 50. La Roma è quinta e va a 50. Sì, ma sono tanti, c'è anche l'Europa League. Ma sono tanti cose che ne ha persi 15 nelle ultime 7. Ho capito, però un po'. Davidino. Appunto, però per la legge dei grandi numeri dico sempre, se nonostante sei... Ma che legge dei grandi numeri, Davide? 7 partite che la Juve non vince. Da Juve-Genoa sarà fondamentale. Se Juve-Genoa farà capire che c'è un punto di non ritorno, secondo me durante la sosta ci pensano. Se invece Juve-Genoa fa il tuo dovere, vai. Alla fine... Gianluca, affinché la Juve, perché adesso dico la Juve perché è quella che è messa peggio tra le due, debba rimanere fuori dalla Champions, vuol dire che deve farsi superare da Atalanta, Bologna e Roma insieme. Ma perché tre squadre? Perché? O due di quelle tre nel caso vadano queste squadre. Cioè voi ragazzi fate il conto sulla quinta squadra sicura, ma occhio, perché se l'Inghilterra vince le due coppe, sapete quanti punti in più fa? Una marea, ci sono le tedesche che sono messe anche abbastanza bene. Io non posso fare affidamento sul quinto posto, ragazzi, perché se no questo ci fa una figura di merda che la metà basta davanti ai tedeschi. Vabbè, comunque, sia Roma che Atalanta, due di quelle tre arrivano davanti alla Juve? Due tra Roma, Atalanta e Bologna arrivano davanti alla Juve. Io non ormai credo. Sì. Io ad non oggi credo. Sì. Dipende. Adesso allora c'è il mood che la Juve perde tutte. Però non è poi ripeto, io poi sarà che sono sarà che ripeto, non essendo così coinvolto, magari vedo la situazione meno peggiore di quello che è. Ma nelle ultime due partite con Napoli e Atalanta mi è sembrato tutto fuorché una Juve in disarmo. Lo dicevo io. Quindi secondo me non è che va bene, però non è una squadra
che crolla, che non c'è più, disunita, è una squadra che comunque ha una sua unione di intenti, non sta a merito dell'allenatore, per carità di Dio, oggi, però una squadra che almeno ha ancora del sangue che pompa nelle vene. Cioè, nelle ultime due partite ha fatto un punto che secondo me, cioè, se ne avesse fatte quattro almeno non c'era niente da dire. Cioè, le colpe della Juve sono quelle, sono quelle vecchie che ormai non si leverà più di quest'anno, di aver perso punti ad minchiam con Udinese, Empoli, Verona, sempre quelle partite lì. Ma adesso è una Juve comunque in ripresa. E se tanto, mi dà tanto, secondo me, il calendario, domenica prossima potrebbe tornare seconda. Davide, ma sai che, ha affrontato la Juve? Ci ha affrontato con Empoli, Inter, Udinese. No, ma quello... Ma Verona, Frosinone, cioè, tu non hai fatto, tu lascia parte l'Inter, Napoli e Atalanta, ma tu non hai fatto punti con l'Empoli, con l'Udinese, col Verona, cioè tu hai vinto a fatica col Frosinone, ragazzi, Frosinone che sta per retrocedere. Ma infatti è quasi la sconfitta quella alla fine, perché vince l'ultimo secondo. Sta negando, quello che è, però alla fine, nell'ultimo periodo, nell'ultimissimo periodo, una vittoria così, nelle ultime sette gare, Davide. Cioè, devi capire quello che intende Davide. È capitato anche all'Inter nell'anno famoso di 7 punti e 7 partite che è costato lo scudetto. Anche all'Inter è capitato una crisi del genere. Ma non giocando neanche la Champions, neanche l'Europa League, niente. Io credo che quello che intenda Davide è, se la Juve è quella vista nelle ultime due partite, è difficile che a lungo andare perda tutte le altre partite, perché ci sarà ovviamente la partita o le due partite o le tre partite in cui alla fine riuscirà a prendere quello che merita. Io dico a livello almeno di atteggiamento, non ti dico a livello di gioco, a livello di atteggiamento. A me la Juve delle ultime due partite, a livello di atteggiamento, non è sembrato una squadra in armo. Chantal! Io la fine cercata di vincere. E comunque Gabri, il citofono in porta, non che quello dell'Atalanta abbia fatto meglio sul 2-1, ma il citofono, dell'Atalanta è scarso. No, dai, non puoi dire, è scarsissimo. È scarso Carnesecchi, raga, ma che portiere è Carnesecchi? No, non sono d'accordo. Ma poi devo chiedergli una cosa a Chantel. Ho girato sul 34 e c'è Ricky e Barabba. A me verrebbe da lasciarla Siamo qua a perdere tempo anziché guardare Ricky e Barabba. Vedi tu come stiamo. Ci sono le Billboard. Calcione troione. Allora, Mary, dai, i migliori e i peggiori. I migliori. Allora, migliore, a me è piaciuto Chiesa, dico la verità. Ha fatto un po' di errori, però mi è piaciuto, cambiato per il gol. Peggiore ovviamente Locatelli. Io vorrei mettere anche Danilo, sì, però perché Locatelli... Danilo viene troppo esaltato, a mio parere, ascoltami, Milik perché ha segnato, Milik aveva fatto una partita da -2 fino al gol. Ma anche Meretti, ragazzi, mamma mia. Vabbè, quello lo prendiamo anche. Vabbè, ragazzi, ma non lo commentiamo neanche più. Mike, i migliori e i peggiori. Se io su Meretti ho tutta un'altra teoria. Chiesa e Cambiaso tra i migliori e i peggiori. Sì, dico anch'io Locatelli, ma metto anche Szczęsny, perché quel gol lì non lo devi prendere. Harry? Migliore, mamma mia. Chiesa, sì. Ma sai che mi è piaciuto anche Ealing Junior? Non mi è dispiaciuto Ealing. Sì, secondo me. Non ha fatto una partita... Peggiore, ragazzi, Bremer oggi a me non mi è piaciuto. E Szczęsny. No, a me Bremer... Per me Bremer è sempre uno dei migliori, ma vabbè. Ma il gol del 2-2 lo prendi... Il gol del 2-2 è un gol che non esiste in nessuna squadra di calcio che da fermi prendano gol su una verticalizzazione. Ma nessuna squadra di calcio lo fa. Però Cup Miners tira una mozzarella centrale, dai, cioè lì se poi infatti non devi prendere quel gol lì. Sono d'accordo, ma io ho letto anche pagelle che hanno messo tipo 4.5 a Nicolussi Caviglia, perché ha fatto un paio di errori. È entrato bene, poverino. Nicolussi Caviglia è stato l'unico che ha fatto due verticalizzazioni, perché quel bidone dell'umido di Locatelli è riuscito a far ripartire 3 volte. Oh, raga, Locatelli, no. Io te lo giuro, oggi se io Locatelli lo vedo, lo prendo a schiaffi e io a me non ne frega un cazzo la Juve, la tifo pure io la Juve, allora gioco io al posto tuo per tifo. Andiamo, Davidino. Che cazzo ridi, Davidino? Cosa ridi? No, sei comunque molto bravo ad esprimere il sentimento medio del tifoso juventino. Infatti, voglio dire anche io che Locatelli forse è il peggiore in campo, ma da quando è nato, non da oggi. Lui
lui usa calcissimo, è Gabriele che usa calcissimo after per usare Gianluca per sbroccare, per farlo sbroccare, sì, al posto suo. Ma sai che infatti stasera non ci stanno scrivendo in tanti, perché se ci aspettavano alle 11, ma stasera alle 11 sarebbe stato un inferno, se no sarebbe stato, a mio modesto parere, perché non è che sono tanto registrato stasera, perché Chantel sta mangiando una cicca nervosamente, non lo capisco cosa sta pensando. Ma guarda, meglio che non te lo dico. Perché? Vorresti essere da un'altra parte? Guarda, meglio che non te lo dico. Dai, mi leggo qualche messaggio. Se esonerano Allegri, arriva Montero. Che senso ha un traghettatore a questo punto, Nazareno? Se non arrivi quarto, poi ne parliamo, se non aveva senso. Già a quest'ora c'è ignoranza, ci scrivono. Harry, scusa, c'è ignoranza, no. A quest'ora? A quest'ora? A quest'ora? A quest'ora c'è ignoranza, questa domanda. Esatto, questo è il punto negativo. Ma che cazzo? Una domanda retorica, non si deve rispondere. Allegri sta facendo lo stesso girone di ritorno del Mancini bis, arrivato fuori dalla Champions. Ruben, Chantel è andata bene la Juve questa sera contro l'Atalanta agguerrita. Fabio, io ho visto tutto fuorché un'Atalanta agguerrita. Era venuta qua per far vincere la Juve e la Juve non c'è manco riuscita, secondo me. Mary, ma... Chiesa è cambiato quando ha fatto il 4-3-3. Mi però. Sì, ma ha fatto 7 minuti. Quanto ha fatto il 4-3-3? 3 minuti? 3 minuti, sì, pochissimo. E beh, sì, perché era giusto. Perché poi la mossa di Alessandro, raga, ma ne parliamo? Ma c'è un contratto, cioè è messo nel contratto. Sì, dai, per forza. È la talpa, cioè cos'è? Cos'è Alessandro? Assolutamente sì. Sai che è difficilmente spiegabile? Cioè, non lo puoi spiegare. Come se lo non spieghi? Ma anche le titolarità di alcune partite, tipo con l'Udinese... Inspiegabili totalmente, vabbè. Ma inspiegabili, comunque, va bene. A Napoli non è stato così disastroso, ha detto questo. Senti Harry, ma dai, dimmi due parole anche sul tuo Milan, dai. Ma è una partita brutta da vedere, onestamente, ragazzi. Noi parlando della Juve, tranquillo, che tra noi e poi non so chi ha messo meglio. Vabbè. Il Milan oggi proprio mi ha fatto pena vederlo in campo, perché è stata una partita proprio inguardabile tra le ambe le parti. In primo tempo più noi che l'Empoli. L'Empoli non ha mai creato un'azione, noi abbiamo provato sempre su queste palle lunghe, cross in fondo, che non le prendevamo manco mezza una. Poi abbiamo trovato il gol grazie a un contropiede, Okafor che la mette in mezzo e Pulisic che calcia e trova una deviazione, va in vantaggio su 1-0. Io a fine primo tempo ho detto dai, la vinciamo e spero che nel secondo tempo entriamo più cattivi, la chiudiamo. E invece no, sbagliamo le ripartenze, concediamo qualcosina in più all'Empoli, meno male che Mattia Destro sbaglia un gol clamo. Mattia Destro ha sbagliato. Se andate a rivedere l'azione Destro, tutto solo... sbaglia verso la fine, mi sembra, no? Verso l'88esimo. Ti dico, quando Destro sbagliava il gol, ero la 33esima bottiglia di vino, perché sapevo già quanto faceva schifo la Juve. Cioè, lui invece di stoppare, cioè Gianluca, lui invece di stoppare, che era tutto solo colpisce di testa, glielo dà a Magnale praticamente. Tranquillo, non mi dici niente di nuovo. Destro è paragonabile a Locatelli per quello che mi riguarda, andrebbero bene nella stessa squadra. Io primo tempo della Juve ho fatto più addirittura ho visto forse più la gara di Liverpool. Te credo. Io ho guardato il zapping guardando il basket, ho visto che la Virtus ha battuto l'Olimpia, sono la persona più contenta del mondo. Catanzaro come sta andando? Ha perso ieri 1-0 Catanzaro in casa, sono nevisto. è il weekend più brutto della vita. Davidino, ascoltami, dopo ripassiamo all'Inter, però no, a te non l'ho chiesto, no, te l'ho chiesto della Juve, sì, mi hai detto anche tu Cambiaso e Chiesa, i migliori? Sì, quelli che alla fine... fermi, ragà, uno dei migliori è stato McKennie, cioè, ma McKennie, io e Chantel abbiamo fatto una crociata contro McKennie, ma è tre spanne superiore a tutti i centrocampisti della Juve, con una spanna rotta. Sì. Sembra il Medel del Mancini bis, lì, di quando l'Inter anche lì aveva sfangato il giorno d'andata con tanti 1-0 e poi nel giorno di ritorno. Secondo me anche del tanto decantato Rabiot, cioè Rabiot quest'anno ha fatto una stagione normale, anzi, per me pessimo. Mediocre. Una grande stagione. Gabri,
No, sta facendo schifo Rabiot quest'anno. Infatti, siccome McKennie è una spanna sopra gli altri, forse anche due, voi pensate a quanto sono scarsi gli altri. Esatto, è questo. Dimmi, Harry! No, ma la sai la cosa divertente su McKennie? Che due anni fa il signor Allegri lo aveva mandato via in prestito con diritto di riscatto al Leeds. Beh, però anni fa Harry non è che era chissà chi. Vabbè, un anno e mezzo fa, Harry, ora al di là del fatto che... Anch'io ero contentissima, ti dico la verità. Però con Pirlo non fece bene. Esatto, con Pirlo non fece male, dai, fece bene. Esatto, è vero, ha fatto... Sì, non aveva fatto male, poi dopo... Ma anche all'inizio di questo disastroso Allegri bis, comunque, era uno dei pochi... C'era un periodo in cui la Juve perdeva le partite, ma segnava solo lui. Esatto. Ha perso 2-1 a Verona, segnava lui. 2-1 col Sassuolo, segnava lui. Cioè, un giocatore... Vai, finisci, Mike. No, dico, è un giocatore che comunque... qualche qualità nascosta ce l'ha sempre avuta, poi l'atteggiamento alle volte lasciava desiderare, tanto che io qualche volta, per esempio, ho visto le partite del Mondiale degli Stati Uniti, insomma, vedevo che faceva delle cose che la Juventus non faceva. Adesso le sta cominciando a fare anche la Juve. Non stiamo parlando di un fenomeno, ma stiamo parlando di un giocatore che se si mette in testa di fare professionista, secondo me è un buon elemento e ci può stare nella rosa della Juve. Allora, vi leggo le parole di Allegri, dai, striscione cori dei tifosi, complimenti ai tifosi, fanno piacere, significa che hanno riconosciuto il lavoro fatto, e qua lascio la prima impressione a Cantella, ma che lavoro? Ma hanno riconosciuto il lavoro fatto da chi, scusa? Forse il nostro di andare a calcissimo alla sera, penso. Ah, forse, perché... Ok, vado avanti, Abbiamo tutti insieme, abbiamo l'obiettivo di ritornare in Champions. Ale, un traguardo che non ci deve sfuggire. Può essere criticato l'allenatore e i giocatori, ma non abbiamo nulla da rimproverarci, anche se si può fare meglio. Ora voi ditemi in italiano cosa vuol dire la frase. Può essere criticato l'allenatore e i giocatori, ma non abbiamo nulla da rimproverarci, anche se si può fare meglio. Spiegami cosa vuol dire. Tu che ami Allegri, Crisci, spiegami cosa vuol dire questa frase. No, secondo me lui vuol dire... che in realtà non si è capito un cazzo, cercando di fare un collegamento. Grazie. No, ma io ho capito cosa stai dicendo. Cioè lui dice: noi questo siamo, però su alcune cose possiamo fare meglio, ma è in difficoltà anche lui stesso con l'aspetto che più lo contraddistingueva, con le parole. A livello comunicativo è in difficoltà. Ma è sempre stato un cacciottaro anche a parlare, che sì. Se davanti c'hai la clac che fa applaudo ogni cazzata che dici, è ovvio che ti senti un dio, ma ha sempre sparato una marea di minchiate, dai. Oggi siamo stati polli sulla punizione, letto male la situazione di Kop Meiners, ma non ci manca assolutamente un giocatore così in squadra. Minchia, complimenti. Mamma mia. Complimenti. Non sembra, ma il risultato di oggi è molto importante. Olè! Un punto con l'Atalanta. Grandi. Nel secondo tempo abbiamo difeso bene a campo aperto e peggio vicino all'area. Io, vabbè, non voglio neanche commentare. Non posso commentare. Harry, prima di lasciarti andare, dai. Due battute sul Milan. Una è sull'Europa League. Cosa ti aspetti dal match con lo Slavia Praga? E l'altra è se secondo te Milan confermerà di arrivare secondo davanti alla Juve alla fine della stagione. Non mi dire spero. Dimmi quello che senti e che pensi. No. Giovedì mi aspetto una squadra che entra in campo già nel primo tempo di chiudere la qualificazione. È vero che vai in trasferta, sei in vantaggio di due gol, però io voglio una reazione cattiva e che diano il 100%. Io sono convinto che passeremo, non so se passeremo con difficoltà o se passeremo con merito, però mi aspetto una qualificazione. Perché ormai ti è rimasto quello come obiettivo per salvare un po' la faccia della stagione, perché sei veramente fuori su tutti gli obiettivi, sei uscito male in Coppa Italia, in Champions League sei uscito dai gironi, il campionato ormai è andato come è andato e punti su quello. Secondo posto, io sono convinto che ci arriviamo noi, se andiamo avanti così, anche se non giocando molto bene, però ultimamente stiamo andando molto bene rispetto alla Juve, se la Juve continua a perdere punti... Ma niente, più forte la Juve, il Milan è più forte della Juve. Se arriva al secondo fa il suo dovere. Milan è più forte della Juve, siamo lì. Vorrei avere io la difesa della Juve e l'attacco. Come cosa? Cosa?
In attacco sì, no, la difesa no, dai Harry, per favore. Sì, no, aspetta, Danilo Bremer, io li prendo. Beh, Danilo, insomma, Bremer sì, dai, Bremer, su Bremer è la giocata. No, beh, più forte la Juve in difesa del Milan. Oh, ragazzi, ma il Milan c'ha Calabria, Gianluca, è Calabria. Vabbè, ragazzi, amico dai. Mio, la Juve c'ha cosa? C'ha De Sciglio, c'ha Alessandro, ma non sono titolari. Che merda incredibile. Ma non sono titolari, che tu hai nominato De Sciglio che non è un titolare, io sto nominando la coppia difensiva titolare. Cioè, io c'ho Calabria che circolo con Calabria, Gabbia, tra poco c'ho Gabbia titolare, cioè, pensate... Il Milan più della Juve ha sicuramente a centrocampo. Centrocampo siamo più forti, però... Scusami, il centrocampo ce l'ha meglio il Sassuolo della Juve, comunque, volevo dirlo. E anche sugli esterni, cioè Teo Hernandez la Juve non ce l'ha. Sì, sono d'accordo. Ah, no, pensavo che Kostic e Alessandro fossero Teo Hernandez. Ah, puttana per dire... Senti, Harry, ti lasciamo andare, dai, è stato un piacere, ci rivediamo in settimana? Ah, volentieri sì, sperando che siamo ai quarti. Pensavo se siamo vivi. Comunque il Milan concluderà la seconda a 80 punti. Minchia, bene. Grazie! Ciao ragazzi. Facciamo entrare Morris, Gabri? Eccolo, ma ne abbiamo un altro in attesa di ospite. Ragazzi, se volete lascio io alla prossima, non c'è problema. Sì, infatti Mike ti voglio lasciare con anche Mary, così almeno no, facciamo... vabbè, come volete ragazzi, però io posso andare, certo. Mike, no, ma facciamo andare Mike che ci ha rotti con io. In realtà Mike non era neanche... No, sì, la verità è questa. Mike, quindi tu dici che però il turning point c'ha Morris, non lo sentiamo. Morris, che cazzo sta parlando da solo? Ma non lo sentiamo. Ora mi sentite? Sì, ora sì, ecco, okay. Ora purtroppo ti senti, no, scherzo, arrivo. Ora purtroppo vi sentite, lo so, arrivo, anch'io purtroppo sento voi, però ci posso arrivo, non ti incazzare, sono nerissimo, non lasciami stare. Vabbè, ho capito, ragazzi, ma è tutta la stagione che è così, cioè, lo capisco. Ah, che facciamo cagare tutta la stagione. No, dicevi come li vuoi congedare. Quindi il turning point per te è quello col Genoa? Eh sì, cioè, secondo me se la Juve vince... magari bisogna vedere anche come, ma inverte la tendenza, cioè secondo me è più importante se la Juve dovesse perdere piuttosto che se dovesse vincere. Se perde Houston abbiamo un grosso problema, allora durante la sosta qualche riflessione si deve fare. Grazie Mike, ci vediamo martedì, giusto? Martedì alta quota, venerdì calcissimo pure, minchia. Va bene, ciao. Grazie Michael Crisci. Ciao Mike. Allora, dai Morris, fammi una disamina a caldo della partita. Ignazio, Ale, oggi abbiamo 500 ospiti. Ciao, di quella dell'Inter o quella di Juve-Atalanta? L'Inter dopo. Ma come mi frega? No, invece è bella Juve-Atalanta, ragazzi. Ma io non lo so. Lo vi devo dire, no, vabbè, ma che dobbiamo dire dell'Inter? Ragazzi, con tutto il bene che vi voglio, ha vinto il campionato, l'ha vinto 3 mesi fa. Ora ne parliamo. Il campionato l'ha vinto quando ha sbagliato il rigore Henry al 100° contro il Verona. Lì l'abbiamo vinto. Tu dici là? Da diversi mesi. Ho sbagliato Nico Gonzalez anche lì. No, quello col Verona. Verona si. Gli è scattato il click, hanno detto questo è l'anno nostro, andiamo a diritto. È un inequivocabile segnale divino quello, che cioè segni tu al 93esimo, danno il rigore no contro, che poteva costarti il titolo di campione d'inverno, lì sì, in effetti sì, col sano di poi pensarci. Quello allora, a livello mentale gli è scattato. Vai, dimmi. Diciamo così, vi chiedo due cose a te, Ignazio, sulla Juve, poi cambiamo discorso, così poi se Mary vuole andare la possiamo lasciare andare, però la lascio con una domanda dopo Mary. Secondo te è giusto il pareggio, Morris? Ma il pareggio è giusto per quello che è stato espresso in campo. Sinceramente erano due squadre che hanno provato a vincerla perché era importante per la Champions, però alla fine non si sono fatte male nessuno delle due, se la giocheranno nelle prossime. Però ecco, l'Atalanta secondo me per il calcio che esprime è sicuramente quella che ha Mari che ha fatto zero, però in generale nell'arco della stagione è quella che, se non c'entra la Champions, è quella che ha avuto più rammarichi. Ragazzi, la Juventus è inguardabile, cioè, da un punto di vista di gioco. Poi, se guardi la singola partita, è un altro discorso. Ha fatto un pochino di più delle altre volte, però, ragazzi, io guardo le partite, purtroppo sono interista, guardo le partite dell'Inter e guardo le altre e vedo un abisso. Te vai con l'Atalanta e ti giochi la partita 4-0. Vai a Bologna, che era la squadra più in forma, e la batti 1-0. Esprimendo un calcio, guardi la Juve, vedi l'Atalanta, fra le due ti dico io, per il calcio
ti direi l'Atalanta. Poi la Juventus ha dei giocatori, ha anche un bel po' di culo ultimamente e quant'altro, però se guardo il percorso ti direi Atalanta, se guardo invece poi alla fine penso che si qualificherà la Juve, perché il risultato di quello ha fatto. Alla fine ci sono 10 punti di differenza tra le due squadre, cioè comunque la Juve se non altro ha fatto metà campionato in vertice, per cui sta vivendo ancora di rendita per quello, infatti secondo me arriverà in Champions in scioltezza per quello. Ma anche perché poi l'Atalanta esprime un bel gioco, però se te guardi le prime tre, io dico Inter, poi guardi Juve, Milan e Bologna, sono le squadre che si lotteranno la Champions a questo punto, e guardi tutte le altre, a parte la Roma che è rientrata ora con De Rossi, ma le altre a livello di impianto di gioco, di come giocano e quant'altro, c'è un abisso già anche fra le seconde e le terze come giocatori e come gioco. Infatti Morris è detto bene, è andato bene alla Juve o al Milan lì, cioè quelle squadre che sono lì che la Roma è resuscitata adesso, perché se ci fosse sempre stata la Roma, una Roma normale dall'inizio, allora magari un pochettino più devono stare guarding le squadre. Mary, così poi lasciamo andare. Secondo te come per Michael quella col Genoa è partita decisiva? Secondo me no. Però. Ma per me no, cioè nel senso ce ne sono altre di partite importanti che farà la Juve, però io non sottovaluto neanche il Genoa, sinceramente. C'è la Coppa Italia ancora che lì comunque... In trasferta ragazzi, però... Genoa? No, in casa giocavo. A Torino. Sì. Però... Già non ne dispiace, ragazzi, io ve lo dico. Giliardino è un allenatore che assolutamente fa giocare malissimo le altre squadre. E tu già fai cagare, quindi fai uno più uno. E no, lo sai cosa c'è? È che Giliardino in alcune partite gioca anche a calcio, ma quando sa che non se la può giocare, è un allenatore umile. Non fa come Gasperini che attacca sempre uno contro uno e poi magari si becca delle imbarcate. È umile, sa benissimo dove può arrivare e poi la squadra la fa giocare in un certo modo. E quindi tende anche a fare dei punti facendoti giocare male. Quindi è una squadraccia il Genoa da questo punto di vista. Grazie Mary! Ciao ragazzi, ciao, Mary. Buona serata. Ciao Mary. Martedì ci risentiamo, martedì. Grazie Mary. Allora Ignazio, passiamo a te, dai, facciamo un po' di analisi sul Milan e poi passiamo all'Inter e alla vigilia di Champions, anche magari qualcosina del Napoli, dai, vai Ignazio, come hai visto oggi Milan sterile come sempre, dove non costruiamo tanto ma mai un passaggio verticale, tiri, facciamo fatica a segnare, abbiamo rischiato come al solito di portare a casa solo un punto e non tre, perché alla fine Destro decide di regalarci quella palla tirandola in bocca a Maignan. Siamo sempre alle solite, io c'ho gli incubi, adesso vedo il Milan secondo, lo stregone di Pioli, che per me è uno stregone, secondo, in un modo o in un altro riesce sempre a scamparla. Purtroppo ormai quest'anno è così, tanto secondo, terzo, quarto non cambia molto, l'importante è qualificarsi in Champions League. Non abbiamo un gioco, come diceva Morris prima, vedi la differenza abissale tra l'Inter e le altre squadre, perché la vedi proprio totale. Poi basta fare un attimo un ragionamento che il Milan ha perso punti con squadre dove anche solo la Roma, che va bene che adesso che si è ripresa tutto, però ha nettamente dilagato, vedi a Monza, Salernitana. Il Milan ha due fattori, ma scusami, vai. No, il Milan ha due cose da dire. Allora, due anni fa gli abbiamo regalato un campionato perché oggettivamente non arrivavamo coi favori del pronostico, ma gliel'abbiamo regalato. Però non ha rubato niente, se l'è portata a casa, complimenti a loro. Ha perso dei giocatori che secondo me erano importanti a livello di spogliatoio, che erano importanti, che davano tanto equilibrio a livello anche tattico soprattutto. Sì, sì, che sì, e Tonali a centrocampo gli davano un equilibrio clamoroso, cioè sono due giocatori che l'assenza si sente. Poi c'è un problema, che Pioli si sente un po' un grande allenatore e quindi le squadre continuano a farla giocare sempre allo stesso modo. Io posso dirti che secondo me la rosa che abbiamo quest'anno è almeno 4 volte più forte di quella dello Scudetto? Ma non conta avere i singoli forti, conta avere un progetto di squadra. In difesa, per esempio, secondo me sei molto più debole. Infatti, manca centrocampo. Ragazzi, no, cioè, centrocampo io non sono d'accordo, sinceramente. In difesa, vabbè, comunque hai sempre il solito, cioè, tanto è sempre lì gli infortunati, cioè, però basti vedere che comunque noi qualsiasi coppia di difesa che abbiamo tenuto abbiamo sempre preso tantissimi gol. No, ma scusami, vai.
Tomori Calulu nel giorno di ritorno ha preso pochissimi gol nello scudetto. No, quest'anno. Io. No, ma non... che rispetto al Milan dello scudetto, che è molto più forte questo Milan, ti dico. Io difesa... dico che a livello individuale, come squadra, il Milan che abbiamo adesso è molto più forte rispetto a quello che avevamo nel 2022. Ma conta poi lo sviluppo di gioco che fai. Più soluzione sulla tre quarti, ma nell'undici titolare secondo me non è più forte, perché per dire già centrocampo uno come Kessié, che ci avevi quest'anno, il Milan non ce l'ha. Cazzo, uno come Tonali, il Milan non ce l'ha. Cioè, hai Lotto Cic e Renders. Dai, però ragazzi, hai Pulisic che da solo sta tenendo sul Milan. No, ma lì c'è soluzione, però per dire è Giroud che è 2 anni più vecchio rispetto a prima, e comunque Leao che comunque il suo lo fa. Forse... ha dei punti deboli enormi, ragazzi, non c'è una prima punta alternativa a Giroud, perché sì, Jovic ha fatto qualche gol, ma un bomber davanti non ce l'ha. Ci sarebbe, ma non viene utilizzata perché Okafor. In quel Milan lì c'era anche Ibrahimovic. Ma non è un centravanti Okafor, dai ragazzi, non scherziamo, su. E poi in difesa, ragazzi, non c'è un giocatore che tiene la linea di difesa. No, poi scusate. Con tutti i marcatori, tutta gente che affronta, ma non c'è nessuno che guida la difesa. Ignazio, poi il Magnan di 2 anni c'è fa non Kier è arrivato quest'anno, Il Magnan di 2 anni fa, cioè rispetto a... cioè il Magnan di 2 anni fa. Insomma, preso... quando sgocca male la squadra, anche il portiere dopo un po' va in difficoltà. Anche il portiere. È sempre... Io non penso che valutare i singoli giocatori quest'anno abbia un senso dopo che si è visto l'impossibile. Ma basti vedere che comunque i giocatori non sapevano stare in campo le prime partite, oppure Teo Hernandez o Leao che discutono con Pioli perché levi Lotovčić che chiede a Pioli dove devo stare. Pioli non sa più come mettere in campo la squadra. Ormai non c'è un gioco, non c'è proprio una verticalizzazione. Valutare i singoli giocatori per me al momento non ha senso. Io vi dico che personalmente il mercato che mi ha fatto quest'anno rispetto a quello dello scudetto, alla rosa, è nettamente superiore. Mia opinione. Poi ci sono stati gli infortuni, ci sono stati tutti altri vari problemi, però con un altro allenatore penso che l'Inter avrebbe meritato sicuramente lo scudetto, ma non... Mi dici perché a centrocampo sei più forte rispetto a quello dello scudetto? Ma per me Lotovčić, Reinders... sono nettamente superiori a Tonali e Kessié. Ti faccio una domanda da un punto di vista... Ti faccio una domanda da un punto di vista qualitativo. La faccio volentieri. Secondo te qual è un centrocampista di qualità del Milan e perché? Benacer. Ma il motivo lo sai dare? Te lo dico io, se no. Te lo dico, perché vuoi fare lo sborone. Secondo me il centrocampo del Milan è inferiore a quello di 2 anni fa dello scudetto, perché la differenza tra un giocatore bravo e un giocatore eccellente è quando ricevi la palla e in 3 secondi sai già dove darla perché hai già guardato intorno e sai dove scaricarla. Okay. Questi prendono la palla, non sanno mai dove darla e fanno sempre lo stesso inserimento dentro. Però, ragazzi, a centrocampo c'è nessuno che... Ma non è colpa del giocatore che non sa dove dare la palla se comunque loro mettono dei giocatori in campo in un modo... Ma te non c'hai uno di governo nel mezzo al campo. Hai fatto una scelta inizio stagione, che è quello di fare una squadra muscolare. Non puoi pretendere poi dopo... Ma non è questo il discorso, perché se tu puoi fare una scelta di avere una squadra muscolare, ma comunque giochi con 5-0-5, tu puoi dare la palla a chi vuoi, non ci avrai mai nessuno a centrocampo a cui darla. Quindi è impossibile... È impossibile, basta vedere i buchi che abbiamo a centrocampo. Quindi puoi mettere qualsiasi persona. Se avessi avuto Tonali e Kessié, finiva uguale. Non pensare che cambiava. Io che Loftus-Cheek e Renders sono superiori a Tonali e Kessié, ragazzi, io parliamone, perché veramente mi sembra una bella bestemmia. Ragazzi, vi leggo soltanto un attimo volante, 2 parole di Allegri prima di passare all'Inter. Allegri ha detto che la giornata è buona perché ha guadagnato un punto su Bologna. Impressionante, ma come cazzo fa? Ci ha detto aspetta, c'è da ridere, dimmelo. Ha guadagnato un punto sul Bologna e ha mantenuto inalterato il distacco dall'Atalanta. Quindi vuol dire che lui non considera la Roma, che se la Roma vince stasera scavalca l'Atalanta. Giallo, questo è come, ti ricordi, abbiamo tenuto il Napoli a meno 7, ma era il Napoli che stava a più 7. Sì, infatti. Buonasera Claudio!
pazzesco. Buonasera a tutti e grazie per l'invito ancora. Un saluto a tutti. Allora ragazzi, dobbiamo parlare un po' dell'Inter, dai. Dopo con Claudio magari verso la fine torniamo su Milan. Morris, che partita gli aspetti? Ieri l'Atletico ha perso 2-0. Un gran casino di partita, perché loro faranno sicuramente la partita dell'anno. Allora, pro e contro, o comunque punti a favore e punti contro. Non è l'Atletico Madrid di qualche anno fa che facevano una difesa ermetica, quindi è giocabile, è molto giocabile la partita, molto, però è anche molto ostica perché laggiù in casa loro faranno un casino totale tra pubblico, gara, giocatori, ambiente e quant'altro, quindi sarà una partita molto complicata. 1-0 un po' striminzito, quindi sappiamo, io ho fiducia perché vedo una squadra che è solida, equilibrata, giocano tutti e fanno veramente un gran bel calcio. Soprattutto la differenza io rispetto a tutte le altre squadre la vedo in Italia, specialmente lo vedono anche nel gruppo, che rispetto allo scorso anno qualche personaggio ingrombolante è stato fatto fuori, e la differenza la fa proprio quell'aspetto lì. Quindi mi aspetto che da quel punto di vista l'Inter faccia una bella partita. Poi ripeto, l'Atletico Madrid è una squadraccia e faranno veramente la partita dell'anno. Speriamo di passare, perché questa, io lo dico chiaramente, ormai il campionato penso che è difficile perderlo quest'anno. Spero che sia una sliding doors anche in Champions, perché sarebbe una bella iniezione di fiducia, perché oggettivamente per come stiamo giocando siamo tra le prime quattro. Metto tre perché il Bayern Monaco ancora non ho capito bene, ma per come sta giocando l'Inter sarebbe un peccato perlomeno non andare ai quarti, ecco, o alle semifinali, ecco, quello mi dispiacerebbe, perché con la squadra che abbiamo adesso io mi piacerebbe andare un pochino quarti. Non andare ai quarti sì, anche perché sei più forte l'Atletico, poi in semifinale non lo so, dipende dal sorteggio, anche dipende. No, ma dipende dai momenti, capito? Sì, sì. Loro hanno perso col Cadice, hanno perso con quello e quell'altro, poi vengono con te e fanno una partita dell'anno, no, perché ma tanto ormai... L'Atletico comunque se esce un po' di amaro in bocca, cioè, perché secondo me l'Inter è più forte dell'Atletico e lo può battere. È chiaro che se poi gli ottavi becchi un sorteggio, becchi il Real Madrid che è stato di grazia, allora dici vabbè... È chiaro, però quest'anno c'hai anche degli aspetti positivi sulle top. Perché il City è forte, ma non è il City dell'anno scorso proprio preciso. E aspetta, però, lo dico perché poi fra due mesi sarà tutta un'altra storia. Però Real Madrid, per esempio, è forte, però è molto altalenante. Io ho visto una partita ora l'ultima volta con l'Ipsia, e non ha una vera prima punta. Non è, il vero Real che si gioca la semifinale, la finale di No, quando arriva al semifinale il Real Madrid si trasforma, sono d'accordo. Però... Se non vai un pochino più avanti quest'anno dopo aver fatto una finale l'anno scorso, cioè è un peccato tutto qua, però, non di vincerla, ma perlomeno un peccato, però è consapevole che sarà più difficile quest'anno arrivare fino in fondo. Ma sempre, tutti gli anni è sempre più difficile. No, perché l'anno scorso oggettivamente le permesse non erano quelle di vincere finalisti di Champions, però se guardi dagli ottavi in poi, cioè Porto, Benfica e Milan oggettivamente erano tutte e tre meno forti dell'Inter. Ma se guardi il girone, noi ci avevamo Bayern Monaco e Barcellona e siamo passati. Infatti lì è girone. È anche vero che l'anno scorso l'Inter non giocava così, però. Sì, però te comunque hai girato... Un girone che ti davano tutti per spacciato. Quello sì, però si vedevano lontano un miglio che difficoltà ce n'erano. Quest'anno io sinceramente difficoltà non ne vedo. Perché hanno lavorato bene quest'anno, togliendo tutte delle situazioni che c'erano all'interno dello spogliatoio. Non problemi, ma sicuramente difficili da gestire. Brozovic era un personaggio ingombrante, io gli voglio bene perché ho fatto 8 anni strepitosi con l'Inter, di cui almeno 3 o 4 clamorosi, però era un giocatore che era diventato ingombrante. Handanovic, prima di lasciargli il posto a Onana, ci ha fatto un po' faticare. Onana, per quanto i tifosi interisti, io sono andato un po' anche controcorrente, l'abbiano osannato come super portiere, io ho sempre detto guardate, voi sopravvalutate Onana e sottovalutate Sommer. Occhio, Lukaku. Quindi, quello era molto ingombrante perché l'anno scorso anno l'hanno digerito male il ritorno di Lukaku. Quindi ti togli tutte queste cose qui, prendi dei giocatori funzionali e quest'anno ti ritrovi che hai un gruppo che è quello che fa la differenza. Per cui vediamo. Però l'anno scorso, voglio dire, con la struttura che avevi e per come è ripartito, hai fatto benissimo. In Champions ci davano tutti per spacciati.
Con il Bayern Monaco e il Barcellona non puoi vincere, Lewandowski, quello, quell'altro, il Bayern Monaco, Gnabry, ma poi soprattutto Inter-Barcellona sembrava il canto del cigno della gestione Inzaghi, eh. Soprattutto quella a Milano, dopo che veni da 4 sconfitte su 7 in campionato, cioè mai ti aspettavi di vincere quella partita. Ragazzi, no. Vi leggo qualche messaggio, dai. Chantelle, è andata bene la Juve questa sera contro l'Atalanta agguerrita. Fabio, è meglio Terracciano del portiere dell'Atalanta, interessante il duo Anderson Kupmeners per la Juve, poi grande Carrieri che mi ruba i commenti. Un pronostico per la partita di Champions Inter-Atletico, tra un po' arriviamo. Il Napoli ufficialmente decaduto da campione d'Italia, l'Inter è matematicamente in Champions già da questa sera, dai, dall'altra sera, va bene. Non c'è spogliatoio nelle altre big del campionato, questa è la differenza. Loftus-Cheek, Reinders superiore a Tonali e che sì, non si può sentire, non è Pioli ma Leao che si è montato la testa. Morris calcisticamente molto competente. Ci salutano i Palmaro, ci saluta Fulvio Taglietti. Claudio, voglio chiedere una cosa, dai. Come vedi la partita dell'Inter? Ma vedo una partita molto dura, però sinceramente se l'Inter fa l'Inter, anche in un clima così battagliera come sarà lo stadio di Madrid, io penso che l'Inter non abbia problemi, ma lo dico non tanto... Potete toccare, fare scongiuri, quello che volete, ma se l'Inter fa l'Inter, soprattutto quest'anno, che gli riesce tutto, gioca bene, unità d'intenti, cambi 7 giocatori, non si vedono, ognuno rema a favore dove vogliamo andare. Cioè, io fossi interista, vi dico la verità, dormirei sonni tranquilli. Io vi dico la verità, perché sinceramente... ma capisco la superstizione e tutto, però chi è che vede il gioco del calcio? Ma non è superstizione, l'Inter puoi fare una partita clamorosa, però te ti tirano una pallonata nel mezzo all'area, ti beccano uno stinco, ti va in porta e sei fuori e dici hai ragione, ragazzi. Io condivido anche con chi ha detto appunto che te ne intendi di calcio, perché è vero. Io ti dico una cosa, il calcio è fatto di episodi, però se parliamo della forza della squadra, la forza mentale, io penso se la giochi tranquillamente, sono convinto che l'Inter, gioco europeo, tutto, sono convinto che vada bene. Poi è chiaro, se vai fuori poi ai calci di rigore, perché sono un terno all'otto, è un altro discorso, però io fossi un interista con la squadra che vedo giocare... Allora, bravo Claudio, stai inquadrando un punto, perché voglio ripartire da Davide, chiedere a Davide. Davide, allora, contestualizza bene la domanda, ne abbiamo già parlato. Sì, sì. Sarebbe una delusione se l'Inter dovesse uscire dalla Champions, vista... Aspetta però, delusione, allora, chiaramente... Partiamo dal supposto che l'Inter vincerà uno scudetto, lo vincerà con 50 giornate di... Però vista l'annata, vista la forza della rosa, vista la quadratura che ha trovato Inzaghi, sarebbe un peccato, una delusione? Ecco, già c'è una differenza tra peccato e delusione. Sarebbe una delusione che l'Inter uscisse con l'Atletico? Se uscisse con l'Atletico sì, perché, ripeto, perché reputo l'Inter più forte dell'Atletico, anche alla luce di quello che si è visto all'andata... E perché ormai, cioè, sarebbe di fatto tu avresti gli ultimi 2 mesi di stagione senza più un obiettivo reale, perché questo per merito dell'Inter, che è stata brava a vincere il campionato con largo anticipo, però allo stesso tempo può succedere, cioè, come ha detto Morris, se quelli fanno la parte della vita, tu incappi nella giornata, no, alla fine vai là con un vantaggio minimo, cioè non contando neanche più il gol in trasferta. Basta poco per rimettere in gioco, però tutto. A quel punto dovremmo ridimensionare il giocattolo, perché io sinceramente le prime pagine che sto leggendo negli ultimi giorni sulla Gazzetta mi suggeriscono l'idea di un Inter forse la più forte della storia e allora secondo me la più bella, non la più forte, perché per essere la più forte della storia La storia dice altro. Devi vincere la Coppa dei Campioni, se devi paragonarti con le altre due. Secondo me è la più bella, quella che ruba più l'occhio. Io sto riportando quello che leggo sui giornali e specificatamente su uno. Sì, vabbè. Sui giornali oramai ci faccio affidamento il giusto. Però secondo me ti mettono alle stelle e poi il giorno dopo ti danno le bastonate, sicché vabbè. Vabbè, come però gioco... Posso fare una domanda? Vai Ignazio! Se sto scudetto non fosse stato la seconda stella, no, certo, quello può essere.
No, come sarebbe vero, stato? No. Cioè, sarebbe stata una delusione, un peccato, come diceva Gianluca? No, no, è vero, forse questa è una bella domanda per dire, ammetti che l'avesse vinto un altro. Però scusami, Davide, un attimo, ti parlo da esterno. Per me se l'Inter non passa è una delusione. La verità, perché sì, questa e ne risente anche nel campionato. E ne risentirà anche nel campionato. Vincerà con punti, con meno punti, secondo me. Perché vabbè, succederà quello che è successo. Ma quello, Claudio, lascia il tempo che trova. Cioè, l'Inter può anche arrivare a 90 punti e la seconda può arrivare a 86, perché le perde tutte da qui alla fine. Cioè, non è che chissà... ma c'è il grande rammarico di chi è secondo, Se le perde tutte l'Inter, dai, ragazzi. Ragazzi. Deve succedere un disastro per far sì che sia una cosa del genere. Cioè, ma va, dai, adesso. La mia era una battuta, Mori, sicuro. Anche perché lo sanno, quell'obiettivo stagionale, certo, sarebbe comunque un capriccio su una stagione, però alla fine, secondo me, se poi alla fine quando vinci il campionato della ci si dimentica sempre di una cosa: la Champions è una competizione breve con delle squadre che giocano a un livello totalmente elevato, che i dettagli e i momenti in cui li affronti sono determinanti, e ti deve anche andare bene, perché poi deve anche andare bene il campionato. Sì, lo puoi perdere, comunque, però generalmente in 38 partite lo dimostri il valore. Sulla Champions c'è troppo. Parlo per esperienza personale. Quando abbiamo vinto lo scudetto con Capello, siamo stati buttati fuori dal Deportivo con quella rimonta sul 4-0. Abbiamo festeggiato lo scudetto, però allo stadio sentivi dire: ma la coppa. E questo Ancelotti, col Deportivo La Coruña c'era Ancelotti. Sì, Ancelotti, scusa. Scusate, vi faccio una domanda perché stiamo per concludere. Parto a Davide. Detto questo, non penso che usciremo. Chiudo. Vai. Ok. Barcellona-Napoli. Barcellona. Anch'io. Secondo me... anche sì, Barcellona. Parto a Davide, poi passo giù a Morris. Non è una sfida scontata, nel senso che sono tutte e due le squadre che hanno dei problemi, però sai, comunque in casa, secondo me, ce lo vedo più come status favorito il Barcellona per certi tipi di partite, per cui metterei un 2-1 Barcellona. Ah, Morris. Anch'io più o meno sono 2-1, 2-0. Il Barcellona in casa comunque farà il massimo per poter passare. Non è una partita facile il campo, no, è un campo veramente difficile, ragazzi. Non scherziamo. Io capisco il Barcellona, capisco le difficoltà di tutte e due le squadre, ma il Barcellona in casa io lo vedo difficile che non passi il turno. Cioè, perlomeno con questo Napoli qua. Sarà il Napoli la metà dello scorso anno, ti avrei detto, parliamone, ma con questo... Poi mi auguro che passi, perché non c'ho niente contro il Napoli, però la vedo dura. Nonostante l'assenza di Pedri e di De Jong, Barcellona 2-0. Ignazio? Anche secondo me 2-0. Io sinceramente il Napoli che vedo adesso, il Napoli con la Juve, secondo me non meritava assolutamente di vincere. Torino, cioè Napoli-Torino, ho visto un Kvaratskhelia in giornata, per il resto io non ho visto anche lì un grande gioco di squadra. Il Barcellona ha una marea di problemi, però in casa fa molto, include molto terrore, molta paura. Quindi poi il Napoli non è gruppo come l'anno scorso, o Kvaratskhelia si piglia sulle spalle la squadra e Osimhen la mette dentro come sempre, però cioè, non ho visto questa coesione di squadra, quindi non vedo che possa strappare il risultato positivo, sinceramente. Anche se leggevo la formazione del Barcellona, Claudio, adesso arrivo a te. In campionato ha giocato con Rafinha, Christensen e Gundogan a centrocampo, ha diversi problemi di formazione Barcellona, Claudio? Guardate, secondo il mio pensiero, ogni partita a sé, le forze dicono il Barcellona può passare, però penso che passi ai tempi supplementari, questo è il mio pensiero. Ah, tu prevedi una partita comunque combattuta? Sì, penso di sì, per l'ambiente, per tutto, per la tipologia anche della posta in palio. E va bene, Chantel, a te devo chiederlo per forza? No, perché sono le 20:59 e mi sarei anche rotto le scatole e poi sono troppo coinvolto. Devi andare a mangiare, Chantel? No, vorrei essere libero anche solo di non pensare allo schifo che ho visto ancora di nuovo stasera. Un'altra volta. Ma domani sera ci penseremo? Io e te hai dirci. Domani sera ci penseremo? Posso mettere il dito nella piaga? Io ho detto 2 o 3 giornate fa a qualche tifoso juventino che mi fa continuava a dire non ti preoccupare, sì, va bene, non mi preoccupo.
il campionato è lungo per quelle altre. Per quelle altre è lungo, quindi capisco dalla parte di là che sia una rottura di palle avere un allenatore così con una situazione ambientale di questo tipo e tutte le domeniche andare a vedere una partita. Esatto. Ci passano tutte le squadre in tutti i cicli, ragazzi, è così, prima o poi. Va bene, grazie Davide Carrieri! Grazie a tutti, grazie Gianluca, ci vediamo quando ci vediamo, me lo dirai tu, adesso non lo so, comunque saluto gli altri. Ciao saluto, Morris. Saluto il cantellismo. E io saluto il carrierismo. Ciao Morris, ci sentiamo. Ciao, sera, ciao ragazzi. Ciao, assolutamente sì. Assolutamente sì. Va bene. Con Ignazio magari ci sentiamo post Europa League. Va benissimo, ciao ragazzi, buona serata. E con Claudio è sempre un immenso piacere. Grazie Claudio. Ciao Claudio. Ciao a tutti, raga. Ciao ragazzi, grazie. Ciao, ciao, grazie a tutti, grazie a tutti. Domani 23:30 calcissimo. Ciao.